Ben ritrovati amici, se vi dico gioco di percorso vi verrà in mente sicuramente almeno qualche gioco di corsa di macchine o giochi di corse di biciclette o magari anche dei giochi dove dobbiamo scalare una montagna che abbiamo anche già visto nel mio canale, mentre oggi dovremo far percorrere un percorso a delle farfalle le quali dovranno migrare per cercare di sopravvivere durante l'anno. Oggi vedremo Mariposas. Ecco la bellissima scatola, leggiamola un po'. 45-75 minuti a partita, 2-5 giocatori, 14 più l'età, molto molto pessimista. Ideato da Elizabeth Hargrave e portato in Italia dalla Genos, che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi. Intanto una piccola nota sull'autrice, è la mamma di Wingspan. E quando abbiamo a che fare col secondo gioco, col gioco successivo rispetto a un successo mondiale come quello, ci aspettiamo sempre un qualcosa alla Zio Uwe maniera, dove l'autore o l'autrice riprende delle meccaniche che gli hanno dato fama in un gioco nuovo. In realtà in questo gioco qui, salvo qualche impronta che si può denotare ogni tanto ma neanche più di tanto, l'unica attinenza col predecessore è il fatto che l'autrice voglio insegnare qualcosa del mondo animale attraverso un gioco in scatola. È un intento che io reputo intanto molto molto lodevole. Venendo al gioco, si tratta di un gioco di difficoltà medio-bassa, ma anche bassa direi, di percorso a obiettivi comuni. Infatti i giocatori gestiranno una colonia di farfalle che dovranno migrare dal Messico agli Stati Uniti per poi tornare generazioni successive al Messico per cercare di fare dei punti vittoria. La spiegazione sarà molto molto veloce perché è un gioco veramente con due regole e poi magari ci vediamo dopo per qualche considerazione, per cui vediamo come funziona. Sistemiamo il tabellone principale e il secondario sul tavolo. Su quello principale dovremo sistemare un segnalino coperto passaggio migratorio su ogni città, più una carta obiettivo della stagione corrispondente in ognuno di questi spazi. Solo quella della primavera, ovvero quella col dorso verde, sarà rivelata, le altre per il momento rimarranno coperte. Sul tabellone secondario andranno sistemate queste carte colorate divise per tipologia. Sempre su questo tabellone, in corrispondenza della casella più a destra di una fila di carte dello stesso colore, andrà sistemata una piattellina abilità speciale. A parte andranno divise le carte movimento speciali, andrà creata la riserva dei segnalini fiore, il dado fiori e il mazzo di pesca. Ogni giocatore riceverà un 1,5 di farfalle del suo colore, di cui quella di generazione 1 partirà da questa casellona amaranto. Ognuno poi dovrà sistemare una farfalla di generazione 2 sopra la carta obiettivo dell'estate, due di generazione 3 sopra la carta obiettivo dell'autunno e tutte le rimanenti di fronte a sé. Se avremo fatto bene questa operazione ci avanzerà una farfalla di seconda generazione, una di terza e quattro di quarta. Le generazioni delle farfalle le riconosciamo in quanto sulla stampa che hanno fatto sul segnalino, qui sulla testolina è presente un numerino 1, 2, 3 e 4. Ogni giocatore poi sistemerà il suo contapunti all'inizio del percorso e riceverà la sua mano iniziale di due carte. Scelto un primo giocatore a caso, saremo già pronti per iniziare. Una partita a questo gioco si articola in un numero prestabilito di turni. L'intera partita sarà suddivisa in tre sezioni chiamate stagioni. Avremo la primavera, nella quale ogni giocatore farà 4 azioni, l'estate con 5 azioni e l'autunno con 6 azioni. Il turno di un giocatore è dei più semplici, questo dovrà guardare tra le carte che ha in mano e sceglierne una per far compiere dei movimenti alle sue farfalle sul tabellone. Ogni carta movimento di questo gioco potrà avere uno o più voli che potranno essere attribuiti alla stessa farfalla o a farfalle diverse. Per esempio questa ci permetterà di compiere due voli, uno di una sola casella e uno di tre. Le caselle che potremo attraversare sono le freccine che troviamo davanti ad ogni farfalla. Siccome all'inizio della partita abbiamo una sola farfalla, gioco forza, faremo compiere a questa entrambi i voli. Quindi per esempio facciamo prima un volo di una casella e facciamo arrivare la nostra farfalla dalla casellona iniziale a questa.
Ogni volta che termineremo un volo, pescheremo dalla riserva il segnalino fiore corrispondente alla casella sulla quale siamo arrivati. Facciamo poi anche il secondo volo di 3 caselle questa volta. E come prima pescheremo un segnalino fiore che sarà quello corrispondente alla casella sulla quale siamo atterrati. Non a caso ho fatto l'esempio con questo percorso riuscendo a prendere 2 fiori uguali, perché in questo modo riesco a farvi vedere l'azione gratuita che abbiamo a disposizione. Infatti, quando una farfalla atterra su una delle 3 caselle adiacenti ad uno di questi segnalini col bruchetto, questa si potrà riprodurre. Ogni farfalla riprodurrà sempre un esemplare della generazione successiva, quindi in questo momento abbiamo sul tabellone una farfalla di prima generazione, questa potrà concepire una farfalla di seconda generazione, quindi di fatto una farfalla col 2 sopra. La schiusa ha un costo in segnalini fiore, dovremo pagare tanti segnalini fiore uguali tra loro pari al livello di generazione della farfalla che stiamo per mettere sul tabellone. Quindi in questo esempio semplice stiamo per sistemare sul tabellone una farfalla di seconda generazione, quindi livello 2, ci basteranno 2 segnalini uguali tra loro. Laddove invece non avessimo segnalini uguali, dovremo scartarne pari al livello della farfalla più 1 anche diversi tra loro. Quindi in sintesi, per sistemare sul tabellone la farfalla di seconda generazione che piazzeremo tra poco, potremo spendere 2 segnalini uguali o 3 in qualsiasi combinazione. Quindi scartiamo i segnalini e piazziamo la farfalla di seconda generazione presente sulla carta estate nella stessa casella della farfalla mamma. Ogni qualvolta faremo riprodurre delle farfalle, se avremo farfalle della generazione appropriata sulle carte obiettivo, dovremo innanzitutto prendere queste. Solo quando saranno esaurite le farfalle sulle carte obiettivo, potremo prenderle dalla nostra riserva. È per questo che la seconda farfalla che abbiamo piazzato sul tabellone l'ho presa da sopra questa carta. Non appena una carta obiettivo di una stagione successiva viene completamente privata delle farfalle che ha sopra, la potremo girare a mostrare l'obiettivo della stagione che verrà. Ora in questo esempio vi sembrerà una cosa semplice da fare perché comunque sto giocando da solo, però quando giochiamo in più giocatori ogni giocatore avrà una farfalla su quella carta. Quindi fino a che ognuno non avrà fatto riprodurre la prima volta le sue farfalle, non potremo vedere l'obiettivo del periodo successivo. Il turno può essere anche gestito in modo dinamico, ovvero far fare alla prima farfalla un primo volo, farla schiudere e utilizzare la seconda farfalla per fare un secondo volo, eventualmente fare una nuova schiusa di un livello superiore. Le uniche limitazioni che abbiamo nel turno non sono tanto sul movimento delle farfalle o sul numero di riproduzioni, ma sono sul tipo di fiore che potremo pescare. Infatti non potremo mai pescare un fiore dalla stessa casella dalla quale siamo partiti o da una casella dalla quale abbiamo già pescato un fiore durante il nostro turno. Dopo che un giocatore avrà giocato la sua carta, spostato le sue farfalle e fatto eventualmente le riproduzioni se le voleva fare, ripescherà una nuova carta per riportare la mano a 2 e si andrà avanti così. Le carte giocate in precedenza le lasceremo davanti ai giocatori in modo da ricordarsi quante azioni abbiamo fatto nel turno in corso. Durante i movimenti successivi un giocatore potrebbe approdare con una delle sue farfalle su un segnalino passaggio migratorio, quindi su una città. Se la farfalla di un giocatore arriva su una città il cui segnalino è sempre coperto, il segnalino verrà scoperto a mostrare l'altro lato. Dopodiché solo il giocatore che fa girare il segnalino tirerà il dado. Il dado permetterà al giocatore di pescare un fiore a caso, ovviamente sorteggiato dal tiro di dado, dalla riserva. Sul dado è presente anche una faccia jolly che farà scegliere il fiore a lui più congeniale. Però, a parte il giocatore che li scopre, i segnalini passaggio migratorio permetteranno di pescare le carte colorate, che sono le carte ciclo della vita. In questo caso, fermarsi su quella casella ci permetterà di pescare la farfalla del set verde. Le carte del ciclo della vita sono importanti perché di base varranno un punto l'una a fine partita, ma soprattutto appena un giocatore avrà completato il set di tutte le carte dello stesso colore, potrà sbloccare l'abilità speciale associata. Questa potrà essere un'abilità che darà punti se un giocatore farà determinate azioni, punti secchi o un'abilità testuale che il giocatore potrà sfruttare durante la sua partita.
Oltre alle carte colorate ciclo della vita, i giocatori potranno trovare nei passaggi migratori le carte speciali, queste con il basso verde. Quelle saranno carte che il giocatore potrà tenere in mano e non varranno nel limite di due della sua mano per poterle giocare in qualsiasi momento, saranno dei potenziatori del suo turno per il movimento. Quelle carte però una volta giocate andranno perse e se il giocatore le tiene fino a fine partita non daranno punti a differenza di quelle colorate. Si andrà avanti a giocare così fin quando ogni giocatore avrà compiuto 4 turni e quindi sarà finita la fase della primavera. Laddove la carta della stagione successiva non fosse ancora stata rivelata perché sopra ci sono ancora farfalle, verrà rivelata in questo momento. Tornando a quella invece della stagione appena conclusa, i giocatori verificheranno tutti gli obiettivi che la carta richiedeva e chi li avrà conseguiti prenderà i relativi punti facendo avanzare il pallino lungo il percorso. Gli obiettivi in questo gioco saranno principalmente di due tipi, saranno richieste geografiche, ovvero avere le farfalle tutte sopra una determinata città, farfalle sistemate in determinati colori di caselle, eccetera, eccetera. Oppure saranno punti di riproduzione, ovvero i giocatori riceveranno dei punti immediati ogni volta che faranno riprodurre delle loro farfalle in determinate caselle. Hanno comunque delle icone facilmente riconoscibili, quindi non sto a spiegarli tutti. Poi, se un giocatore avesse ancora davanti a sé almeno una farfalla di livello 2, la potrà sistemare gratuitamente sul tabellone facendola riprodurre dalla farfalla di livello 1. Dopodiché, purtroppo, la farfalla di livello 1 verrà rimossa dal tabellone. Verranno poi scartate le carte giocate dai giocatori e si partirà a giocare con la stagione successiva, nella quale sarà primo giocatore il giocatore più indietro di punti. Verranno poi giocate le stagioni dell'estate e dell'autunno, rispettivamente composte da 5 e 6 turni. Rimangono da vedere solo le ultime due particolarità. Una riguarda la mano del giocatore. In qualsiasi momento un giocatore avesse in mano due carte identiche, potrà decidere di scartare una carta o entrambe per ripescarne altrettante dal mazzo. E tra le carte che il giocatore potrà avere in mano ci saranno anche queste che permetteranno di copiare l'effetto di una carta già giocata sul tavolo da sé o dagli altri giocatori. Durante l'ultima stagione, che sarà l'autunno, i giocatori riusciranno sicuramente a sistemare sul tabellone le farfalle di livello 4, che verranno ovviamente concepite da quelle di livello 3. Un po' lo scopo del gioco è quello di andare su verso il Nord America dal Messico, compiere ciò che le farfalle devono fare in base agli obiettivi che verranno scoperti, per poi riportare le farfalle di livello 4 in Messico. E saranno solo le farfalle di livello 4 che, se riportate in Messico, daranno dei punti a fine partita. Quindi, a livello strategico, siccome comunque anche l'ultima stagione ha un obiettivo che spesso è geografico, dovremo far ritornare le farfalle di livello 4 in questa casellona amaranto, mentre quelle di livello 3 le potremo spostare per compiere gli obiettivi. Anche le farfalle di livello 4 potranno riprodursi. Però non genereranno una farfalla di livello 5, ma è come se si sdoppiassero. Infatti, le farfalle di livello 4 hanno sul dorso un'altra serigrafia che raffigura due farfalle. Quindi, da questo momento in avanti, spostando questo segnalino, che avrà comunque il costo di un solo segnalino per il movimento, varrà come due farfalle, soprattutto per quando lo riporteremo fino alla casella iniziale. E siccome la farfalla doppia ha sulla testolina comunque un numero 4, per poterla produrre ci basterà scartare 4 fiori identici o 5 in qualsiasi combinazione. Alla fine anche dell'ultimo turno dell'autunno, dopo il consueto conteggio dell'obiettivo, andremo al conteggio di fine partita. Ai punti ottenuti durante la partita e già segnati sul tracciato, si aggiungerà un punto per ogni carta ciclo della vita, più punti esponenziali in base al numero di farfalle di livello 4 che i giocatori saranno riusciti a far tornare alla casellona iniziale. Vince chi ha più punti, in caso di parità vincerà tra gli spareggianti chi ha riportato più farfalle a casa. Ed eccoci qua di ritorno, vediamo subito i materiali, in una parola sontuoso. Tutti i colori di questo gioco sono stati messi in risalto con un tabellone primario e secondario a fondo nero.
Abbiamo poi la mappa stilizzata degli Stati Uniti che comunque con tutti quei fiori sopra, almeno all'inizio potrebbe essere di difficile lettura, però quando impariamo bene come poterla utilizzare durante il gioco sarà veramente molto funzionale. Le farfalline di legno dei giocatori sono fatte veramente veramente bene, sono tutte serigrafate solo in nero ma comunque va bene e i colori dei giocatori sono facilmente riconoscibili. Abbiamo poi tante carte in misura mini mattelate, quindi non c'è bisogno delle bustine. Le carte degli obiettivi di stagione sono gigantesche, sono le più grosse che abbia mai visto, e anche quelle telate, e anche lì non c'è bisogno delle bustine, quindi secondo me qui a livello di materiale siamo veramente all'eccellenza. Venendo alle meccaniche, queste sono veramente semplici, infatti il turno di un giocatore si limiterà a giocare una carta, far compiere le proprie farfalle, dei voli, oppure anche poterne far fare una sola farfalla, più voli contemporaneamente, raccogliere fiori, eventualmente come azione gratuita la riproduzione e si andrà avanti così. Il gioco è diviso in tre periodi che sono le stagioni, primavera, estate e autunno, con un numero crescente di turni all'interno di esse. Alla fine di ogni stagione ci sarà un obiettivo comune che delle volte sarà già visibile, delle volte no ai giocatori e verranno a mancare le farfalle della stagione più vecchia presente sul tabellone perché purtroppo è il ciclo della vita. Si va avanti così fino alla fine delle tre stagioni, si andrà ai punti dove si premierà il giocatore che, oltre ad aver fatto più punti durante la partita con gli obiettivi, avrà portato più farfalle alla casella iniziale e avrà anche più carte ciclo della vita davanti a sé, chi fa più punti vince. Va da sé che lo sforzo principale nella produzione di questo gioco è stata fatta sull'ambientazione. Infatti è un gioco che comunque non ci fa immergere nei panni di una farfalla, di una colonia di farfalle, ma comunque ci permette di imparare qualcosa sul ciclo della vita di queste fantastiche creature. Infatti prima di aprire questa scatola io non sapevo neanche che migrassero, sono onesto. Però ecco, venendo al gioco, di fatto si tratta di portare più a nord possibile queste farfalle e ci verranno in aiuto gli obiettivi a medio periodo, che comunque imporranno ai giocatori di essere al di sopra di una determinata città, un po' ad est di una città, insomma imporranno ai giocatori, almeno il primo obiettivo, un po' il secondo, di essere molto lontani rispetto alla casella iniziale. Però andando avanti con la partita vedremo anche come l'ultimo obiettivo imporrà ai giocatori sì di ritornare a casa per forza perché sarà con quello che faremo abbastanza punti e anche la condizione di pareggio, però comunque qualche farfalla ritardataria, ai noi, ci lascerà le penne nel percorso, ma al tempo stesso potrà concorrere a far dei punti con l'ultimo obiettivo. E il fatto che gli obiettivi non vengano rivelati dall'inizio partita ma solo via via è spiegato nel regolamento, che le farfalle quando cominciano la migrazione non sanno a che tipo di clima andranno incontro e quali saranno in quell'anno lì le zone più fruttuose per loro, comunque per campare meglio, e quindi comunque a livello di gameplay i puristi potrebbero storcere un po' il naso per quella che potrebbe sembrare una forzatura o comunque qualcosa di poco chiaro nel gameplay. Di fatto però anche lì si è voluta ricreare ancora una volta un'ambientazione che è molto sentita. Il gioco comunque non ha assolutamente interazione tra i giocatori, anche perché le farfalle mentre migrano non si scazzottano e di fiori ce ne sono in abbondanza. Allo stesso tempo comunque il meccanismo con cui ci riproduciamo i fiori ci imporrà di fare dei percorsi che non saranno mai banali, perché delle volte potremo spostare magari una farfalla, raccogliere un fiore per fare il set, spostarne un'altra e farla riprodurre, oppure far arrivare una farfalla in una casella di riproduzione, farla riprodurre e far partire subito quella nuova per andare ancora avanti con la nostra migrazione. Quindi è comunque un gioco che nella sua semplicità comunque imporrà una certa programmazione. In conclusione quindi un ottimo prodotto confezionato veramente a regola d'arte che potrà tenere al tavolo grandi e piccini per scoprire il fantastico mondo delle farfalle. Mi sento di sconsigliarlo però ai giocatori esperti, è un gioco che comunque nella sua semplicità è forse troppo semplice per i giocatori che cercano qualcosa di più, quindi ci vuole secondo me il gruppo giusto o di bambini e ragazze che comunque sicuramente lo apprezzeranno per i materiali e per quello che può insegnare, o comunque dei giocatori neofiti o perché no le associazioni. Chi comunque è molto setoloso nelle sue scelte e comunque cerca qualcosa di molto avvincente e con una sfida anche alta a livello di scelte, regolamento e gioco in sé, secondo me non lo potrebbe apprezzare.
E veniamo ora al suo prezzo. Mariposas viene nuovo intorno ai 50-55 euro e, considerato il contenuto della scatola, è assolutamente un prezzo onesto. Usato non ne ho visti granché, ma intorno ai 40 euro ci si può stare, e se avete il gruppo giusto per poterlo apparecchiare sicuramente non vi deluderà. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione, come sempre, vi lascio tutti i modi per potermi contattare e consigliare altri giochi. Vi lascio, come sempre, i link ai siti dei miei due mecenati, il Bazar per i vostri giochi e Philosopher per le magliette erudite, e il link al sito Board Game Italia per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che esce. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti. Vi anticipo che il prossimo girerò su My Farm Shop, e se non siete iscritti, cliccate qui sul pop-up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 207. Ciao!